Evidentemente abbiamo raggiunto un punto d'arrivo importante, 60 anni li abbiamo tagliati e superati. E in questa fase qua dobbiamo fare delle verifiche su quello che erano gli obiettivi che avevamo in precedenza e quello che saranno gli obiettivi per il futuro. Parliamo di investimenti importanti, sia per creare nuove strutture, ma anche proprio per realizzare nuove attività. C'è una serie di progetti, importantissimo il capitolo della ricerca, le nuove cure sulla genomica, le attività con la robotica e tutto quello che riguarda una chirurgia sempre più specifica e precisa, visto che noi abbiamo due robot, uno qui al Policlinico e uno a Baggiovara. Quindi su quei due strumenti abbiamo la possibilità di fare formazione e creiamo i chirurghi del futuro. Questo per noi è un punto insomma, di orgoglio importante. Dopodiché è evidente, tutto questo cade in un momento storico contingente difficilissimo, per cui per fare delle cose nuove, per fare delle strutture nuove ci vogliono dei soldi. Se veniamo sottofinanziati, evidentemente facciamo fatica. Nonostante questo, quello che stiamo portando avanti sono dei progetti di umanizzazione dell'assistenza, tipo il percorso sulla pet therapy, tipo il discorso della riduzione delle contenzioni, l'aiuto in sede di sale di attesa in pronto soccorso, cioè tutta una serie di cose che hanno e vedono praticamente nella collaborazione con il volontariato tutta una serie di vantaggi per i pazienti, ma anche per gli operatori. Io sono sicuro che umanizzare il sistema sia un modo anche per far lavorare meglio le persone. Il Policlinico di Modena viene inaugurato nel 1963 e in realtà non c'è una vera inaugurazione, ma il trasloco dell'ospedale vecchio all'ospedale nuovo viene in luglio del 63. Ma la sua storia comincia molto prima, perché l'idea di costruire un ospedale nuovo è del 31, 1931, e c'è il rettore dell'Università di Modena dell'epoca, che era Pio Colombini, che però era un dermatologo, quindi era un medico, e che, viste le condizioni in cui l'ospedale vecchio verteva, che ormai non era più adatto a gestire, diciamo, la scienza medica che era cambiata, propongo di fare un nuovo ospedale. E parte un concorso diciamo, per il progetto, che viene vinto da un architetto di Fano che si chiama Ettore Rossi, e che ha partecipato per esempio anche all'Euro, quindi è un architetto abbastanza importante. E si passano un po' di anni perché il progetto viene un po' rivisto. La particolarità di questo progetto è che è un monoblocco, quindi un'unica struttura rispetto all'epoca dove invece venivano creati ospedali a padiglioni, quindi tipo, non so, se avete presente anche il Gemeo, a Roma ce ne sono diversi, insomma, ospedali fatti diversi. E il monoblocco è quello che poi permetteva, nell'idea dell'epoca dell'ospedale, di avere strutture molto più razionali, con tutti i collegamenti tutti uniti, tutti i reparti insieme, quindi era una cosa molto innovativa. Però poi scoppia la guerra, quindi la guerra ferma il cantiere, che avevano appena cominciato a scavare un po' di fondi, solchi per le fondazioni. Finalmente, dopo la guerra, comincia una grande unione di intenti di tutte le forze della città per provare a portare avanti questo cantiere che era fermo. E, due momenti importanti che vi devo citare: nel 48 arriva, viene a Modena il plenipotenziario che gestiva i fondi del piano Marshall, che si chiamava Zellerbach, era un americano, e a cui viene portato in qualche modo il progetto del Policlinico, grazie anche proprio all'architetto Rossi, che era amico del suo detto stampa, quindi qualche volta i detti stampa servono a qualcosa. E la cosa interessante è che finalmente i fondi vengono erogati, viene pubblicata una legge nel 51 che dai fondi del Policlinico, il cantiere ricomincia nel 51 in maniera ufficiale, con la posa della prima pietra da parte del sindaco dell'epoca, che era Alfio Corassori, e del ministro dei lavori pubblici del governo di De Gasperi, che era Salvatore Aldisio. Ci mettono quindi 12 anni a realizzarlo, in realtà, che non sono tantissime se ci pensiamo. Un altro grande impulso lo dà il sindaco Ruben Striva, che nel 62, come dire, alza la voce perché il cantiere era un po' rallentato per farlo finire, e finalmente apre in luglio. L'apertura del Policlinico consente una cosa importante, che è quello che secondo me è ricordante dirlo: questo nuovo ospedale, che era nuovissimo,
consente lo sviluppo di una serie di grandi cliniche, di grandi scuole cliniche, che oggi sono tuttora la base della sanità modenese. Ve ne cito alcune perché vanno citate. La scuola di Mario Coppo, che è stato uno dei più grandi epatologi italiani, un grandissimo studioso di fegato, di tutte le malattie del fegato, e ancora oggi sono una caratteristica del policlinico e comunque della sanità modenese. Edoardo Storti, uno dei fondatori dell'ematologia italiana, non solo modenese, e considerate che la sua equipe faceva nel 57 già i trapianti di midollo, per quanto ancora in via assolutamente sperimentale. E ancora oggi l'oncologia e l'ematologia sono due delle specializzazioni in cui Modena eccelle. E poi la pediatria, il professor Pacchioli, che è il primo che capisce di poter dividere, di dover dividere i neonati dai bambini. Per una volta i bambini venivano ricoverati tutti insieme in base alla patologia, non all'età. Quindi trovavano un neonato insieme a un bimbo di 13 anni che magari poteva portargli delle patologie, delle altre malattie. Invece loro dividono grazie a questa anche struttura nuova che consente questo. Quindi lui nasce la neonatologia, l'oncomatologia pediatrica. Sono tutte cose che ancora a Modena sono fortissime. Lo stesso vale per la chirurgia. Vi cito due soli chirurghi. Il professor Pezzuoli, che non è rimasto a Modena tanto, ma che di fatto è stato un antesignano dei trapianti, che ancora a Modena sono, come dire, una cosa molto importante, e poi il professor Gibertini, che invece è un chirurgo addominale di grandissima importanza. E poi la parte radiologica con il professor Lenzi, che è stato uno dei grandi che ha creato anche ha sviluppato la radioterapia, tutte le varie diagnostiche nuove. Modena abbiamo avuto, grazie anche un po' alla realtà in cui eravamo, nell'85 la famosa donazione di Enzo Ferrari, che ha donato la prima risonanza magnetica a un ospedale pubblico in Italia, un'apparecchiatura che per l'epoca era qualcosa di inimmaginabile e che ha dato il via alla neurochirurgia, neuroradiologia, tutta una serie di scienze che consentono di curare malattie che un tempo non si potevano nemmeno diagnosticare, neanche curare. Siamo arrivati quindi a oggi, quello che vogliamo fare oggi e che abbiamo voluto fare in questo anno di celebrazioni è stato raccontare come dalle radici che abbiamo, come siamo arrivati qui, perché non bisogna dare per scontato nulla, perché se guardiamo come cosa non si curava anni fa, cosa si cura adesso, grazie alla ricerca e a quello che è stato fatto, e quindi anche per poi poter guardare al futuro con dell'orgoglio, ma anche con della, come dire, con dell'ottimismo. Questo era un po' il senso. Abbiamo gli ultimi due eventi importanti delle celebrazioni, sono una mostra di immagini e non solo, che aprirà a San Paolo, al complesso di San Paolo in centro, da dicembre, dal 15 di dicembre, e poi un documentario sulla storia del Policlinico, qui orientata ovviamente anche guardando al futuro. E sono le due cose che finiremo entro la fine dell'anno, quindi seguite la nostra pagina, che è www.mo.it/policlinico60, che ci sono tutte le cose che vengono fatte per questa celebrazione. Noi siamo qui a festeggiare ovviamente 60 anni di storia gloriosa di una struttura come il Policlinico di Modena, che ha fin dall'inizio rappresentato un punto di riferimento per l'assistenza, ovviamente, non solo per i cittadini del nostro territorio, ma anche per i cittadini provenienti da altre regioni, per la formazione e per la ricerca. Mi vorrei soffermare inizialmente soprattutto sull'aspetto formativo, perché voi sapete che c'è stata un'evoluzione nel tempo, già da alcuni decenni. È stato introdotto il numero programmato per sia corsi laurea di medicina e chirurgia, sia per quelli di odontoiatria e sia per le professioni sanitarie. Numero programmato rispettivamente a livello nazionale e anche a livello regionale per questi ultimi corsi. Bene, come sta evolvendo questo percorso formativo negli ultimi anni? Negli ultimi anni noi stiamo espandendo progressivamente i numeri di accesso consentiti alla nostra facoltà di medicina e chirurgia, quindi gli studenti che potranno frequentare gli spazi dell'AOU, dell'azienda ospedaliera universitaria, che naturalmente comprende attualmente, oltre al Policlinico, anche l'ospedale di Baggiovara. Vi do alcuni esempi. Per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, nel giro di 4 anni abbiamo avuto un incremento che sfiora il 75-80% dei numeri all'accesso.
Ugualmente stiamo incrementando i numeri del corso di laurea di infermieristica, anche qui abbiamo avuto un incremento del 45-50%. E gradualmente stiamo aumentando anche i numeri per quanto riguarda i corsi, altri corsi delle professioni sanitarie, e in particolare noi stiamo studiando in questo momento la creazione di un nuovo corso magistrale di scienze infermieristiche specificamente dedicato alla cura della persona nell'ambito territoriale, quindi un elemento estremamente attuale, ovviamente in vista della nuova organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale. Bene, naturalmente a questo sforzo organizzativo da parte della docenza si deve accompagnare la possibilità di avere a disposizione degli spazi adeguati, sia per quanto riguarda le aule, sia per quanto riguarda gli spazi dove effettuare i tirocini e le attività professionalizzanti. Questo è una delle grandi sfide che il Policlinico e l'azienda si trovano ad affrontare da qui ai prossimi anni, perché ovviamente siamo già in una situazione di sofferenza da questo punto di vista, perché questo bellissimo centro, che è il centro servizi, che è stato inaugurato negli anni 2000, praticamente all'inizio degli anni 2000, aveva, a parte l'aula magna, che ospita più di 500 persone, aveva delle aule con capienza massima di 130 posti. Voi pensate che attualmente quest'anno noi abbiamo 216 iscritti al corso di laurea di medicina e chirurgia. Quindi vuol dire che noi in questo momento non abbiamo a disposizione degli spazi a sufficienza per i nostri iscritti. E naturalmente non possiamo tornare indietro, perché le esigenze della medicina attuale e futura richiedono naturalmente un numero di operatori medici e professionalizzanti sanitari sempre più elevato. Quindi questo è uno dei nodi su cui come università, insieme all'azienda, insieme al comune ovviamente, insieme alle regioni, alle istituzioni in senso lato, stiamo lavorando per assicurare, diciamo, la massima possibilità di espansione dal punto di vista formativo. Due parole sulla ricerca. Ovviamente l'assistenza è strettamente legata ed integrata dal punto di vista universitario e dal punto di vista, diciamo, dell'attività dei colleghi ospedalieri. Per quanto riguarda la ricerca, ci tengo a sottolineare che noi abbiamo dei laboratori di avanguardia in molti campi, e in particolare per quanto riguarda la medicina traslazionale in campo della medicina interna, della endocrinologia, dell'oncologia, della neurologia, della reumatologia, della dermatologia, ne potrei citare moltissimi. Ebbene, anche in questo caso noi ci troviamo nella necessità di dover adeguare gli spazi alle necessità, diciamo, delle nuove linee di sviluppo. E tenete conto che noi stiamo progettando dei centri di sperimentazione che attualmente non esistono a livello regionale e di cui esistono pochi esempi a livello nazionale. Per cui è un periodo ricco di opportunità, ricco di progettualità, e naturalmente che richiede però un sforzo congiunto per mettere a terra tutte queste possibilità e assicurare un futuro per i prossimi anni del Policlinico, direi per i prossimi 60 anni, per rifarci, diciamo, all'evento di oggi, che sia non solo degno del passato, ma che possa ancora addirittura superare quelle che sono le nostre aspettative attuali.